Laviamoci il cervello è il film che racconta gli allegri principi della fine del mondo. Dal meccanismo del produrre e del consumare nel quale l'uomo è ormai immerso fino alla gola. Quest'uomo che deve accettare il ritmo e l'imperiosa logica della civiltà meccanica che lo pervade e lo domina. L'uomo, il protagonista della grande storia narrata da questo film fatto di quattro racconti. L'uomo. Ma quale uomo? Intervistato, un illustre esperto italo-americano ci ha risposto che il prototipo del protagonista di questo film potrebbe essere... È l'italiano del miracolo economico che in pochi anni ha raddoppiato il suo reddito ed ha superato le tradizionali remore psicologico del risparmio. Sì, allacciate le cinture per compiere un rapido viaggio attraverso quattro racconti che si limitano a raccontare quali sono le cose che ormai condizionano l'uomo e gli stimoli che lentamente lo trasformano in un essere molle e indifeso. Ro, primo racconto di Laviamoci il cervello, significa Roberto Rossellini. Anche l'illibatezza è un prodotto e come tale va lanciato e imposto. Ma... Perché tutti gli psicopatici hanno come sfondo una distorsione sessuale. Perché gli uomini di oggi sono oppressi da una indefinibile angoscia che fa sfuggire loro il significato della vita, inducendoli a inseguire il sogno di poter tornare nel rifugio che li protesse alle origini, il grembo della madre. Ma mentre la donna del sogno ci sfugge, torna una donna che si offre ma che è pronta a colpire. Go! Il go di Laviamoci il cervello significa Godard. E vi dirà come nel nuovo mondo della fisica atomica è stato sconvolto lo stato futuro di ogni fenomeno, come sarà sconvolta prima o poi la nostra vita. Verranno, qualcuno le leggerà con curiosità come l'ultima testimonianza del mondo della libertà. Il terzo racconto di Laviamoci il cervello è Pierpaolo Pasolini, che ha scritto e diretto questo racconto, dove si parla di un mangiatore di ricotta. Ma che vuol dire cose spietate che era necessario dire? E che ne pensa della morte? Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione. È malato di cuore lei? No, facendo le corna. Peccato, perché se mi crepava qui davanti sarebbe stato un buon elemento per il lancio del film. Silenzio, si gira. Il bestiale diventa l'umano e l'umano il bestiale, dice la Bibbia. E allora tutto è permesso. Il consumatore non può più sfuggire alla produzione e si vende l'anima al diavolo senza pensare al mistero della vita. È un mondo di stelle cadute nel fango, dove l'occhio freddo dell'obiettivo è sempre in moto alla ricerca di immortalare fra un angelo e un diavolo il re della nostra epoca, il capoccione, il pezzo grosso, colui che condiziona la nostra vita, imponendoci continui esercizi di scrittura che danno vertigini e crampi ai consumatori. G è l'ultimo racconto di Laviamoci il cervello, Ugo Gregoretti, che ci racconta come il pollo ruspante sia l'ultimo intruso, l'ultimo assertore di una libertà che ci sfugge. Venire a piantare i cavoli qui vuol dire non aver capito niente. Ma niente di niente, del Mac, del miracolo economico, dell'evoluzione dei tempi. Quello lì è un uomo che vive fuori dalla nostra epoca. Quest'epoca in cui la fraternità e l'amore rendono possibile la libertà di viaggiare in automobile. Tutti, sia quelli che hanno saputo investire, sia quelli che si sono lasciati investire, dando indistintamente a tutti... una concezione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare senza inibizioni. Laviamoci il cervello. Quattro racconti. Quattro registi. Ricordate!